A 17 anni, purtroppo, in un momento eccezionale della mia vita, attraverso un incidente stradale, ho perso completamente la gamba sinistra, perciò mi sono trovato dall'apice della vita agli abissi, perciò è stato un percorso che ha richiesto alcuni anni per riemergere e riprendere in qualche modo ancora in mano la mia vita. La tua reazione cosa ti ha portato a fare? Allora, beh, sicuramente nei primi anni, soprattutto nei primi anni dopo l'incidente, è entrata nella mia vita la parola impossibile, perciò pian pianino ho sgretolato sotto vari punti di vista quella parola impossibile che oggi me la ritrovo un po' nel lavoro, me la ritrovo un po' nelle attività sportive, nell'accettare sfide che all'apparenza sembrano impossibili e che fino ad oggi le ho comunque rese possibili. Possiamo parlare di alcune di queste sfide? Allora, in particolar modo tutto è partito nel 2010 sulla strada carrozzabile più alta del mondo in India, dove sono arrivato in sella alla mia bici a 5.602 metri, un'avventura complessa dove mi mancava insomma non tanto la preparazione ma l'esperienza di queste avventure che mi ha insegnato veramente, veramente tanto. Poi l'anno dopo, nel 2011, la Parigi-Brest Parigi, 1.230 km percorsi in 72 ore, due esperienze in particolar modo, sommato un po' quella del triathlon che mi hanno portato poi nel 2016 all'avventura in completa solitaria per 26 giorni in Perù, dove ho percorso 1.150 km da Lima a Cusco e 4 giorni con il mio zaino, le mie due stampelle e la mia fedele gamba al Machu Picchu. Qui l'obiettivo era davvero grande, forse la sfida è stata doppia proprio perché eri in solitaria. Sì, e soprattutto sono stato per qualche tempo ostacolato un attimino dai parenti e dagli amici nel dire attenzione con una gamba affrontare un'avventura di 26 giorni, preparato poi per tutti questi mesi a queste difficoltà, difficoltà che poi sono arrivate a pochi chilometri da casa. 2 mesi prima sono stato investito da una macchina durante un allenamento e poi il mio compagno che ha deciso di rimanere a casa. Perciò là in Perù sono accadute alcune difficoltà, ma non veramente da mettermi in pericolo. Le reazioni dei ragazzi saranno le più diverse, ci sarà stupore, ma ci sarà anche ammirazione. Sì, quando allora innanzitutto con Progetto 22 si è proprio concluso la settimana scorsa a Mazara del Vallo il quinto giro formativo che mi ha portato in 4 anni a incontrare più di 60.000 giovani in tutta Italia. Inizialmente un po' il pensiero dei giovani è vedere questo personaggio che si muove per la sala con una gamba e due stampelle, è un po' il pensiero di dire ok, adesso ci elenca un po' le medaglie che ha vinto, quello che ha fatto. Quello sono solamente un mezzo, mi piace veramente portare ai ragazzi l'importanza di quanto le cose impossibili diventano possibili. Lo sport è stato importante quanto? Allora, lo sport nel 28 agosto del 1990, lo sport mi ha letteralmente tenuto in vita. Se non avessi avuto una condizione fisica ottimale e 82 kg di massa muscolare, visto che il giorno dopo ne pesavo solo 57, difficilmente sarei riuscito a portare a casa ancora la mia vita. C'è un messaggio, uno slogan conclusivo che vogliamo lasciare? Mi piace portare ai giovani e ai non soli che la vita vale veramente la pena di essere vissuta. Io attraverso lo sport sono riuscito veramente a dare un valore molto importante alla vita e mi piace vivere al 100% ogni giornata perché più si crede dei progetti e degli obiettivi e più si lavora per raggiungerli, ci si accorge che il tempo è sempre meno. Perciò vale veramente la pena di vivere ogni minuto al 100%.